Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere delle cosine che ho acquistato e delle cosine che mi hanno mandato in questo ultimo periodo. In poche parole, diciamo le new entry in casa Giulia, ciò che vedrete nei prossimi video. Qualcosa già vi ho fatto vedere su Instagram, quindi se ancora non lo fate andatemi a seguire anche lì, perché vedete in anteprima un sacco di cose che poi vi faccio vedere qui sul canale. Se mi vedete che parlo in modo strano, ho un'afta qui e quindi non riesco a parlare bene. Ultimamente, non lo so, mi sto mordendo le labbra mentre mangio, tipo una volta a settimana, quindi ho sempre la bocca piena di afte e sempre ovviamente qui dove mi mordo e parlo sempre tipo tutta strana così. Quindi se mi vedete parlare così non ho fatto niente di strano, semplicemente questo è il problema. Allora, non ho tantissime cose da farvi vedere, però secondo me sono molto interessanti. Iniziamo dalla cosa più banale che possa esserci. Ho ricomprato il mio mascara. Sapete quanto io adori il NYX Worth the Hype, che è praticamente il mascara secondo me più bello dell'universo. Se non l'avete ancora provato, dovete assolutamente farlo se cercate un bel mascara volumizzante. Siccome il mio è quasi finito, sono passata da NYX e ne ho presi ben due. Ho detto così non rimango sfornita. Altre cose molto carine, non vedo l'ora di testarli, sono dei rossetti di We Makeup, cioè i rossetti liquidi Ever. Questi qui mi sono stati inviati dal brand. Infatti, grazie mille se mai doveste vedere questo video di avermi inviato i rossetti. I rossetti in questione ve li faccio vedere subito, sono un rosso, un nude sul rosino e un nude sul marroncino. Eccoli qui, rispettivamente sono il numero 41 il rosso, il 13 il rosino e il 14 il marroncino. Sono super curiosa di provare questi rossetti, soprattutto i due più chiari, perché se vi ricordate bene li avevo testati, il colore scuro, avevo preso tipo un viola scurissimo. Non mi era piaciuto tanto perché seccava davvero tantissimo le labbra, però anche gli altri due rossetti che ho preso erano comunque scuri, quindi ho detto sono curiosissima di provare dei colori più chiari. Posso farlo perché il marchio è stato così carino da inviarmeli, quindi li testerò e vi farò sapere come mi trovo. Secondo me il rosa è davvero bellissimo, non vedo l'ora di provarlo sulle labbra perché ancora non li ho provati. Un'altra cosa super interessante. Una ragazza mi ha scritto su Instagram: Giulia, tu conosci per caso il brand che si chiama Profusion Cosmetics? Io sinceramente non l'avevo mai sentito, non so se questa ragazza l'abbia visto su qualche video americano o dove, insomma. Mi ha detto: guarda, lo vendono su Amazon, quindi sono andata su Amazon e ho preso tre prodotti di questo brand che mi sembrano molto molto interessanti. A livello di packaging mi sembrano simili a quelli di Makeup Revolution. All'interno, ovviamente, non so il prodotto come sia perché ancora non li ho testati. Il prezzo è, diciamo, medio, cioè non bassissimissimo, neanche alto. La palette, se non sbaglio, l'ho pagata sui 15 euro, qualcosa del genere. Ancora non l'ho toccata perché vorrei fare, sinceramente, un try on insieme a voi. Questa qui è la palette che si chiama Siennas. Sono 21 colori e un pennello doppio. Il pennello non mi sembra neanche tanto male visto così, ma le setole non le ho toccate. Mi sembra molto molto carina come colori, quindi non vedo l'ora di provarla. Ovviamente girerò un video first impression, proveremo insieme questi prodotti, vediamo come si comportano e poi vi porterò con me nella giornata per vedere se rimangono belli o brutti come quando si sono applicati. Un'altra palette molto carina è questa qui, Blush & Glow 1. Forse c'è un'altra versione che è tipo 2, o forse è Blush & Glow Eye, cioè è una I e non un 1, non lo so. Dovrebbero essere due blush e tre illuminanti. Ora, il problema, tra virgolette, è che questi blush sono super luminosi. Li ho visti anche quando li ho acquistati. Il fatto è questo. Se vi ricordate, avevo preso da Makeup Revolution una specie di illuminante rosino che sembrava quasi un blush super luminoso e utilizzato come top sopra il blush, cioè messo proprio su tutto lo zigomo, dà un effetto bellissimo allo zigomo. Quindi ho detto, proviamo a vedere se questo può essere la stessa cosa, quindi utilizzare i tre colori come illuminanti e i due blush come topping per il blush.
Tra l'altro questo qui mi sembra davvero troppo giallo come illuminante, però sapete che fino a che non si provano sul viso non si può mai sapere. Un'altra cosa che ho preso è questa qui che si chiama Lips to Go. Praticamente è un kit che contiene, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere una matita labbra matte, un rossetto liquido e un lip topper super glitterato. Il colore sembra molto carino dei rossetti, il lip topper non è che mi attragga più di tanto, però proverò anche questo. Se il colore all'interno rispecchia quello che c'è fuori dal tubetto, secondo me sono davvero molto molto carini. Passiamo ad un'altra cosa che mi hanno inviata e fa molto ridere questa cosa, aspettate perché capirete. Ho già collaborato con questo brand che si chiama Capshi, che è praticamente un brand che vende costumi da bagno. Ora, mi hanno contattato e mi hanno detto: ti andrebbe di fare un'altra collaborazione, ti mandiamo un po' di cosine, le fai vedere all'interno del video. Io gli ho risposto dicendogli: va bene, cioè nel senso ok, però è febbraio, chi è che va al mare a febbraio? E loro mi hanno detto: ma c'è qualcuno che fa le vacanze invernali, quindi ci farebbe piacere insomma fare questa collaborazione adesso. E quindi ho detto va bene, e quindi adesso ho tipo 50.000 costumi da bagno tra quelli che mi hanno inviato l'altra volta e quelli che mi hanno inviato questa volta. Anzi, questa volta gli ho detto a mia sorella: scegli qualcosa anche tu, perché così facciamo a metà, se no io vado al mare una volta l'anno, mi sembrano un po' sprecati tutti questi costumi. Spero quest'anno di riuscire ad utilizzarli tutti, speriamo, anche se non ne sono tanto sicura. E quindi niente, vi faccio vedere che cosa ho preso. Secondo me i costumi su questo sito sono davvero tanto tanto carini e non sono i classici di Tezenis, Calzedonia e boh, basta, chi è che fa i costumi qui in Italia? Alla fine andiamo al mare e tipo abbiamo tutti lo stesso costume. Invece questi sono molto carini e particolari. Il primo è questo qui, questo è il sotto, è blu, tipo, non lo so, una stoffa... No, non liscia, spero che si veda così. E la mutanda sembra gigante vista così, ma vi posso, cioè, ve la faccio vedere tipo vicino a me. Sì, ho la tuta anche oggi sotto, cioè guardate, io praticamente porto una 40 di pantaloni e la M mi sta bene sia di sopra che di sotto, giusto per farvi regolare con le taglie. Secondo me la S la può prendere davvero una ragazzetta tipo 16 anni, di quelle che sono ancora piccoline, che magari non hanno ancora sviluppato totalmente. Questo è il sopra, che è praticamente monospalla, carinissimo, mi fa impazzire questa cosa qui. Il problema di questi costumi, e si aggancia con il cosettino così, il problema di questi costumi monospalla un po' particolari è che se si va al mare 50.000 giorni all'anno, aspettate che mi è caduta una cosa, se si va al mare 50.000 giorni all'anno si può anche mettere, ma se ci si va una volta e si prende un po' di sole con il monospalla viene tipo una cosa gigante qui, un segno gigante che poi non vi togliete per tutta l'estate. Questo qui è a pois, questo è il dietro, praticamente è molto simile, fatto così a cerchietto. La stoffa però è quella di, diciamo, un classico costume. Il sopra invece è fatto in questo modo, con i laccetti che potete stringere o allargare qui nella parte iniziale. Questo non ha il gancetto, quindi si infila direttamente da sopra come una classica maglietta. Un altro costume molto carino è questo qui. Non sapete da quanto tempo io sto cercando un costume giallo, che però non sia tipo un giallo smorto, perché sul mio colore di pelle se ci metto un giallo smorto proprio non si può vedere. E questo è un bellissimo tipo giallo canarino e è molto carino perché è tutto intrecciato, tipo vedete qui nella parte davanti, non è il classico triangolo semplicissimo, anche se io adoro i triangoli semplicissimi. E poi la cosa che mi piace è che tutti hanno l'imbottitura, cioè non tipo push up, ma hanno quella cosettina all'interno che non fa vedere il capezzolo quando si esce dall'acqua, che è una cosa che a me non piace per niente, ragazzi, abbiate pazienza, non è una tragedia, però a me, cioè, mi sento tipo nuda se non ho quel filo di imbottitura. Il sotto invece non è tutto giallo, è fatto in questo modo,
Sono tutti a mutanda normale. Se portate brasiliane, sul sito non mi sembra di aver visto brasiliane. Non c'è la possibilità di scegliere un tipo di sopra con un tipo di sotto, quindi dovete prendere il costume intero. Poi abbiamo deciso di prendere, siccome ci sentivamo un po', non lo so, tipo Pamela Anderson in Baywatch, abbiamo preso qualche costume intero. Il primo è di questo bellissimo colore tipo prugna. È molto scollato qui nella parte davanti, secondo me è molto molto sensuale questo costume, ed è semplice nella parte sotto. Nella parte qui dietro è, vedete, un po' scollato, cioè non è un costume intero tipo quelli da piscina, ma è abbastanza scollato. Abbiamo un altro costume tipo stile super figona Pamela Anderson, che è questo qui. Cerco di farvelo vedere perché è un po' difficile. Cioè praticamente questo è un costume liscio nero nella parte sotto, cioè veramente semplicissimo, però nella parte sopra è super mega scollato, cioè praticamente si vede tutto quello che c'è da vedere, e c'è anche una fascetta che potete girare qui nella parte intorno alla vita. Secondo me è bellissimo, però un pochino audace da portare. Passiamo forse ai miei due preferiti di tutti quelli che ho preso. Il primo è questo qui, che è una fantasia bellissima, un po' boho, ed è anche questo super scollato nella parte dietro, con i laccetti che si chiudono qui. Anche qui c'è un intreccio particolare, e nella parte davanti è fatto in questo modo, anche questo ha le coppettine all'interno. L'ultimo costume che voglio farvi vedere, perché penso vi siate anche un pochino stufati, è questo qui, che è una fantasia carinissima. Su sfondo bianco ci sono delle foglioline verdi. Questo qui è parecchio sgambato, infatti la cosa mi piace tanto, e anche questo è molto molto scollato, però qui davanti fa un effetto secondo me davvero bellissimo. Ha le maniche, stavo dicendo, le bretelline regolabili intrecciate dietro in questo modo, e anche questo è scollato nella parte dietro. Passiamo alle ultime cose che vi devo far vedere oggi, ma penso che impazzirete se non le avete già viste su Instagram. Sto parlando di cose di Clio Makeup. Ragazzi, ma in quanti me l'avete chiesto? In tantissimi. In uno dei primi video che ho fatto quest'anno vi ho detto: fatemi sapere che cosa volete vedere, così magari capisco cosa vi interessa e lo acquisto di conseguenza. In tantissimi mi avete detto: facci la recensione della palette di Clio Makeup. Quindi ho detto vabbè, la devo comprare, il pacchetto è carinissimo, e ho preso la palette First Love, mi sembra si chiami, non ne sono sicura, e ho preso anche un rossetto. Volevo prendere un paio di rossettini, ma erano praticamente tutti sold out, quindi mi sono dovuta un po' accontentare di quello che c'era. Però mi fa tantissimo piacere vedere tutte le cose sold out, perché significa che Clio sta facendo un buon lavoro e che insomma vi piacciono le cose che produce. C'è anche un disegno di lei a mo' di Statua della Libertà con la palette e il rossetto con scritto Clio Makeup, molto molto carino. Il rossetto che ho preso è Nude Sunday, non mi ricordo neanche che colore sia, forse un nude ho preso, sì, nude, si chiama nude, che intelligente Giulia. Ed è un rossetto liquido, mi sembra molto molto bello. La cosa carinissima è che qui nella parte inferiore, praticamente, non so se lo vedete, è fatto come se fosse tipo un rossetto classico, carinissimo. Ora lo voglio swatchare, perché sia del rossetto sia della palette vi farò una recensione, quindi li toccherò un pochino in questo video, ma ovviamente non vi dirò, cioè, nulla di quello che vi dirò poi nella recensione. Come odore mi sembra molto simile ai rossetti liquidi di Nabla, ed è praticamente una specie di nude marroncino a base rosata di media intensità. E questa invece è la palettina, molto piccolina, devo essere sincera, me l'aspettavo un pochino più grande, fatta in questo modo. Allora, il motivo per cui non l'avevo presa fino a questo momento è che i colori all'interno non mi entusiasmavano. Continuo a rimanere di questa idea, cioè i colori non mi fanno dire wow, e non sono sicuramente, cioè non è la scala di colori che io utilizzo solitamente. Io vado su colori molto più caldi, questa invece è una palettina fredda, e l'unico colore caldo è questo bronzino ramato oro, non saprei neanche come definirlo, un po' mix di tutti, che si chiama Superstar. Adesso voglio toccare qualche colore. Allora, al tatto, ragazzi, non mi sembrano per niente male.
Secondo me i colori opachi, così come primissima impressione proprio, secondo me i colori opachi sono più performanti di quelli shimmer, però non vi posso dire nient'altro perché ho veramente appena appena toccato la palette, quindi non avendola provata, non avendola utilizzato con i pennelli, non so dirvi altro. Comunque, vedrete prestissimo una recensione, quindi mi raccomando, aspettate un attimino, fatemi testare questi prodotti e vi farò sapere che cosa ne penso, tutti i pro, tutti i contro e se vi consiglio di acquistarli. Il video di oggi è terminato qui, spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi annoiato troppo. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di farmelo sapere con un commentino qui sotto oppure di spolliciare all'insù. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!